Luogo è in inferno, detto Malebolge, tutto di pietre, di color ferrigno. Così Dante descrive lo sterminato bagno penale del basso inferno, come gli appare dalla groppa di Gerione, il mostro volante che, roteando come un falcone, traghetta i due poeti dal settimo all'ottavo cerchio. Al centro si trova un pozzo largo e profondo. Tutto intorno Dante descrive 10 canali concentrici, le bolge, simili ai fossati che circondano i castelli, scavalcati da ponticelli di pietra che convergono al pozzo centrale. Nel castello circolare di Malebolge viene punito il peccato della frode, nelle sue varie forme. Scesi dalla schiena di Gerione, Dante e Virgilio si avviano lungo la ripida parete rocciosa che delimita la prima bolgia e vedono un nuovo genere di crudele punizione con i relativi aguzzini. I due poeti scorgono una gran folla di gente che, come i pellegrini del Giubileo a Roma, si muove in due corsie a doppio senso di marcia. Così i peccatori ignudi percorrono la bolgia frustata dai demoni. Sono i ruffiani e i seduttori. Gli occhi di Dante si incrociano con quelli di un peccatore che invano cerca di nascondersi. Per meglio riconoscerlo, il poeta si arresta, lo riconosce e lo chiama per nome. «Venedico se tu caccianemico». Il giovane racconta: «Fu io a indurre mia sorella a concedersi ad un marchese». Una storia sconcia che era sulla bocca di tutta Bologna. La scudisciata e l'insulto di un demonio interrompono questo scorcio di cronaca bolognese. Ripreso il cammino, i due poeti salgono senza fatica sul ponte che scavalca la bolgia. Virgilio invita Dante a osservare i dannati che provengono nell'altro senso di marcia. In particolare ne notano uno, che non piange per il dolore. «Guarda quel grande che vene, e per dolor non par lagrime spanda». È Giasone, il mitico eroe che con coraggio e astuzia si impadronì del vello d'oro, favolosa pelle di montone. Durante la navigazione sulla bella nave Argo, il gran seduttore ingannò Isifile, la figlia del re di Lemno. È questo il peccato, la frode per il quale viene condannato. I due poeti sono giunti al punto in cui il ponte tocca il margine della seconda bolgia. Qui sentono la massa dei dannati che geme e ansima. Per il dolore e la paura si percuotono con le proprie mani. Gli argini della bolgia sono sporcate da una muffa orribile e fetida. Per poter distinguere qualcosa in quella fogna buia, i due poeti devono montare in cima al ponticello. Da lì vedono gente tuffata nello sterco. Tra i dannati ce n'era uno così sporco che non si capisce se sia un laico o un prete. Dante però lo riconosce. È Alessio Interminelli, un lucchese mai sazio di lusinghe. Questi dannati scontano il peccato dell'adulazione. Virgilio invita Dante a spingere lo sguardo più avanti, dove si graffia, si accovaccia e si drizza in piedi una donna sozza. È Taide, la prostituta, un personaggio della commedia latina, inesauribile seduttrice e adulatrice. Ma ormai i due poeti ne hanno abbastanza. E quinci sia alle nostre viste sazie.